Ha ancora senso fare l'immunotolleranza ora che c'è un farmaco che si chiama Nicinzimab che permette assolutamente zero? È un tema che ci appassiona molto perché oggi abbiamo a disposizione per la gestione dei nostri pazienti con inibitore, che sono stati sempre i più complessi, i più difficili da trattare per il rischio emorragico e soprattutto per le complicanze che nel tempo questo comportava. Abbiamo a disposizione per la prima volta una profilassi efficace, sicura. È anche facile da implementare perché si tratta di una terapia sottocute, quindi gestibile senza problemi anche nei bambini che purtroppo sono quelli che sviluppano l'inibitore. A fronte abbiamo l'immunotolleranza che consiste in una terapia lunga, impegnativa perché viene fatta con infusioni endovenose di concentrato di fattore ottavo. Spesso anche tutti i giorni o qualche volta con dei regimi anche più impegnativi. Allora vale la pena affrontare questo impegno quando abbiamo una terapia così facilmente gestibile? Beh, sicuramente sì, perché anche se volessimo continuare a trattare il nostro paziente con emicizumab, prima o poi i nostri pazienti emofilici avranno bisogno di fare delle terapie emostatiche aggiuntive o per delle emorragie traumatiche o soprattutto per degli interventi chirurgici e sicuramente gestirli con la terapia sostitutiva, con il fattore ottavo, è più agevole e più sicuro rispetto a quello che significa gestirli con gli agenti bypassanti. E poi ci sono tutta una serie di studi, di evidenze che fanno pensare a come avere la possibilità di usare il fattore ottavo possa in qualche modo far bene anche alla salute delle ossa, delle articolazioni e direi anche pensiamo ai nostri pazienti più adulti e anziani in cui le comorbidità cardiovascolari hanno un impatto non indifferente. Anche qui poter gestire un paziente con inibitore riportato alla terapia col fattore ottavo probabilmente ha molti vantaggi. E aggiungo che oggi in Italia abbiamo le evidenze di 20 anni di esperienza di immunotolleranza date dallo studio PROFIT che è in pubblicazione, che ci dicono che l'immunotolleranza è impegnativa, ma è efficace in circa il 2/3 dei pazienti ed è un'efficacia che si mantiene nel tempo, in quanto le recidive sono veramente poche. E oggi abbiamo anche gli strumenti, grazie a questa osservazione dei pazienti, per capire chi può rispondere meglio all'immunotolleranza e quindi forse in chi vale più la pena tentare questo approccio. I costi si bilanciano, controbilanciano oppure no? Questa è una Beh, curiosità. considerando che si tratta di un investimento a lungo termine, proprio per quello che dicevamo, probabilmente, anzi, ci sono degli studi farmacoeconomici che lo dimostrano, è un investimento che rende alla distanza. Avere l'emicizumab, avere la profilassi delle emorragie, ci consente di affrontare l'immunotolleranza anche più serenamente, nel senso che possiamo scegliere il momento migliore per implementarla, quindi non abbiamo questa esigenza impellente di trattare il nostro paziente perché abbiamo la profilassi delle emorragie. Possiamo anche magari scegliere un regime meno impattante perché anziché magari fare quei regimi ad alta dose tutti i giorni, qualche autore sta proponendo dei regimi meno impegnativi che possano magari con somministrazione a giorni alterni o 3 volte a settimana, associati ad emicizumab, garantire comunque da un lato la sicurezza e dall'altro lato la eradicazione dell'inibitore.